Insulti e minacce sui social. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, sporge denuncia allegando gli screenshot della conversazione su internet con un cittadino. Polizia al lavoro. Le indagini puntano ad identificare l'autore dei messaggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, il profilo Facebook dal quale è partita l'intimidazione ha un nome ed un cognome, ma non si esclude che si tratti di un profilo fake. Sindaco, intanto le chiediamo il suo stato d'animo. Stato d'animo di assoluta tranquillità, quindi per quanto riguarda me personalmente sono tranquillo come lo sono sempre stato, però è anche vero che i toni che si accendono continuamente tutti i giorni sui giornali e sui social fanno secondo me da cassa di risonanza per persone probabilmente psicologicamente instabili. Vogliamo ricostruire la vicenda? Perché insomma lei 2 giorni fa, no? Non vado errato, ha avviato questa conversazione su Facebook con uno sconosciuto di fatto. Sì, è uno sconosciuto che ovviamente mi sta prendendo di mira da diversi mesi con epiteti e frasi ovviamente irripetibili alle quali non ho mai dato seguito. 2 giorni fa lui ha esordito dicendo che non avrebbe pagato la Tari, perché per colpa mia gli erano arrivate delle bollette molto, molto salate. Nel momento in cui l'ho invitato ad un linguaggio più civile, altrimenti l'avrei bloccato, l'ho scatenato, quindi ha continuato imperterrito a ricoprirmi di parolacce, fino a quando ha chiusato dicendo che a mezzogiorno, quindi di ieri, si sarebbe fatto trovare sotto il comune puntini, puntini, puntini. Quindi non ho capito bene se fosse una minaccia o meno e ho sentito il dovere di parlarne appunto con la Digos che mi ha consigliato di sporgere denuncia. Gli animi vengono esacerbati. Per evitare che ciò accada, bisognerebbe abbassare i toni a tutti i livelli. Sì, bisogna abbassare i toni a tutti i livelli, sia a livello proprio relazionale, sociale, anche a livello politico, generale, locale e anche nazionale. Lavorare con animi esacerbati non fa bene a nessuno, né a chi lavora e né a chi di questo lavoro poi ne devono beneficiare, che poi sono i cittadini.